Come sta? Bene, grazie. Ok, parliamo un po' di coraggio. Cosa vuol dire per lei essere coraggiosi? Vuol dire la migliore cosa, perché uno essere coraggioso è bene. Io non ho paura della nave, non ho paura dell'aereo, di nessuna cosa. È una cosa... Coraggio per me è tutto, per me lo è stato ad esempio a 17 anni quando ho scoperto di aspettare un bambino, è stato, il coraggio è stato quello di affrontare la gravidanza, mettere da parte me stessa, comunque di, anche se ero una bambina e tutte queste cose qua, di portarla avanti e di crescerlo. Io un po' paragono il coraggio alla resilienza, a riuscire a resistere. E io di mio, quando ci sono appunto queste situazioni che un po' mi scuotono l'equilibrio, tendo a ritirarmi. Però poi parto e mi armo e cerco di combattere e di affrontare quello che succede. E secondo me questo è il coraggio, no? Nonostante la fragilità, comunque il dubbio, la paura di dover affrontare una cosa, avere il coraggio, la forza, la resilienza di affrontarlo e di superarlo, si spera. E allora, cosa significa per me coraggio? Coraggio significa probabilmente portare avanti le proprie scelte, farlo senza avere paura degli altri, farlo con convinzione e poi soprattutto essere pronti a prendersi anche le responsabilità e le conseguenze che derivano da ogni scelta. Poi chiaramente le situazioni della vita ti pongono davanti tanti tipi diversi di coraggio, le situazioni sono varie, quindi ci vuole il coraggio di andare avanti, come è successo a me nella mia esperienza di vita, perché a 18 anni ho perso la mamma, per cui lì c'è voluta una bella dose di coraggio per provare ad andare avanti, ma il coraggio anche per esempio di dire sì quando è capitata l'occasione di diventare mamma, piuttosto che il coraggio di una scelta lavorativa, di cambiare idea sul percorso magari che tu avevi in mente. Il coraggio è questo, secondo me, il coraggio di portare avanti le proprie scelte, sicuramente. C'è un ricordo di lei dove si sente particolarmente coraggiosa? E certo che mi ricordo, 23 anni mi sono fatta fidanzata, 60 anni che sono sposata, che vuoi, sempre con uno. Il ricordo più bello è quando è nato mio figlio, perché ho messo al mondo un essere che era una piccola parte di me e della persona che amavo. Qual è la tua paura più grande nella vita? Di deludere. Non me la potrei perdonare. Deludere chi? Chi ho accanto, chi si rivolge a me. Mi dispiacerebbe tanto non riuscire a cogliere magari un'esigenza che mi viene manifestata, una richiesta d'aiuto, se non dovessi, ecco, avere la capacità di coglierla. La paura più forte... quella di non riuscire a dare quell'aiuto che alcune persone magari hanno di bisogno, o magari quella paura che non sto facendo la cosa giusta. Se rifletto, è perdere qualcuno che amo tanto, qualcuno che è un pilastro nella mia vita. E fortunatamente accanto a me ho avuto sempre persone che mi hanno guidato nel migliore dei modi, dalla mia mamma alla mia nonna, hanno sempre spianato un po', io dico, illuminato la mia strada, il mio cammino. Magari io sono il sole e loro sono la mia luce, però, quindi riesco a camminare meglio. Di non diventare la donna che voglio essere, quella che ho in mente che voglio diventare. La paura più forte che ho attualmente è ovviamente sicuramente legata ai miei figli. Questo che mi fa paura, la paura magari di non poter essere sempre presente, la paura di non poterli accompagnare per tutta la loro vita, questo sì, sicuramente questo mi fa paura. Tutto il resto sì, è normale avere paura di tante cose, però la mia paura più grande è doverli magari lasciare, abbandonare o non vederli crescere, ecco, questo sì. Cosa hanno di te? Il mio essere troppo schietta. Questo sì. Ti ha portato problemi?
Sì, abbastanza. Perché non tutti piace sentirsi dire quello che pensi. Cosa ama di se stessa? Sicuramente la forza, il coraggio. Posso dire forse, ecco, la mia testa, il modo di pensare che ho. Quello sì, non lo cambierei con un altro modo di essere, anche un altro personaggio, non so, più bella, assolutamente. L'aspetto esteriore non mi ha mai interessato più di tanto. Ho sempre puntato su quello che c'è dentro la testa e bisogna sempre puntare su quello che c'è nella testa. Essere ottimista è quello di non mi perdere mai. Vedi, io mi alzo la mattina. Mia nipote nei principi mi diceva, tutti i nipoti, nonna, dove andiamo ad andare? Dove vai? Che ti sei messa tutta in ordine. Ma nessun posto è gioia. Perché io ero abituata da me che mi alzavo la mattina e prima venivo io, la mia persona, e poi venivano le altre cose. Perciò io sempre mi alzavo, mi pettinavo, mi sistemavo e mi mettevo il rossetto nelle labbra, per come ce l'ho per ora, perché lo faccio ancora questo la mattina, lei mi vede. E così. E invece cosa non accetta o cosa cambierà? Non mi accetto completamente, mi detesto, però nel tempo mi sono amata, ecco. Ho cercato di tirare fuori il meglio di me, ma sinceramente non è che mi amo così tanto, ecco. Perché non si ama? Ma perché avrei voluto essere diversa. La mia timidezza mi ha tanto gambizzata e questo mi dispiace, perché arrivare a una determinata età per capire, ecco, che avevo delle possibilità forse in più nella vita, è una cosa che mi addolora oggi. Poi, niente, io sono diventata forte dopo la nascita di mia figlia, perché a mia figlia non potevo far vedere la mia fragilità. E allora sono cresciuta io, cioè dando questa sicurezza a lei. A volte perdo la pazienza e questo è un grosso limite. E mi è capitato talvolta di non avere molto autocontrollo e questa è una cosa che mi contesto. Quindi questa cosa, per questa cosa mi sforzo di migliorarmi. Non vedo più enfasi, amore, queste cose nell'aria, no? Quindi diventa tutto pesante, tutto... Vorrei appunto accantonare l'essere realista e vivere tutto con più leggerezza e dare un po' meno importanza delle cose che non ne hanno per me. No, accetto tutto di me, come sono, se sono malata, se sono bene, tutto accetto. La cosa più folle che tu abbia mai fatto? No, forse ancora non l'ho fatto. Poi io ho sposato un uomo più grande di me. Per un folle amore, mi sono innamorata. Io ho cominciato la chat prima dei nostri giorni, perché io ho conosciuto quest'uomo nella fine 78, inizio 79, attraverso il telefono. Io parlavo con questo sconosciuto, da premettere, non sapevo nemmeno il nome, 2-3 ore ogni pomeriggio. E mi sono innamorata, ma si è innamorato. E lui aveva 21 anni più di me. Cioè nessuno ha mai creduto, però è stato un folle amore. La mia vita fino a 20 anni è passata, diciamo, bella. Sempre che mi vedevo con mio fidanzato così, innocentemente in chiesa, eravamo, perciò non si poteva peccare là. Qualche volta che andavamo da un'amica la cosa era più facile, diciamo, qualche bacino sul viso. Scappava. Io sono salita sull'aereo e lui è rimasto a terra, che non ha voluto salire, che aveva paura. E siamo partiti soli con i miei due figli, Adriana e Rosa. E il suo marito è rimasto? No, lui è venuto col treno.
Ok. Cos'è per lei il dolore? Il dolore è come quando non riesci ad urlare, non riesci a sentire o vedere, quindi è qualcosa che ti blocca, ti rende come se fossi impotente. Io ero un tipo che il mio carattere era un po' superbo dentro e non mi abbassavo, dato che io gli sbagli, diciamo, chiamiamoli sbagli d'amore, non ho voluto ascoltare a nessuno e allora me le tenevo per me, perché avevo mio papà, non me lo diceva, ma la mamma dice te l'hai preso, te lo tieni. Nemmeno avevo quella spalla di mia mamma, ma io non raccontavo mai niente a loro. In questo momento ho la gioia, quindi mi viene difficile pensare al dolore. Comunque è sicuramente un sentimento che ti abbatte, che un po' ti toglie un pezzo. Ecco questo, la perdita di una persona cara. Sì, questo senza dubbio è il dolore più grande. Perché comunque anche dietro al dolore c'è un'occasione di crescita. Però la vita continua e piano piano si dimentica. Sì, rinasce in qualche modo dal dolore, no? Cosa vuol dire per te rinascita? Rinascita è una riscoperta, secondo me, di quello che siamo. E anche questa posso dire di essere stata un'esperienza che ho vissuto e mi sono riscoperta in tante cose, no? Quando penso a una rinascita è come appunto rinascere una seconda volta, però effettivamente è più un riconoscersi. Molto spesso viviamo, crescendo anche, tante situazioni che ti cambiano, però non è detto che prima non eri così. Semplicemente sviluppi delle particolarità caratteriali, qualcosa che ti fa capire come sei realmente. Rinascita per me è una situazione che si applica giornalmente, perché tutte le volte che io cado o penso che qualcuna cade nella disperazione, e c'è sempre una via di uscita, e rinascita significa tutti i giorni riuscire a superare e a mettersi in gioco. Rinascita è darti un'altra possibilità nella vita, non arrenderti a quello che c'è. Comunque sia, la vita va avanti, quindi bisogna comunque rinascere dalle ceneri. Puoi bruciare, devi bruciare perché è giusto che tu bruci dal dolore, ma poi devi prendere insomma tutto il tuo equipaggiamento e ripartire. Tu ti ami? Io mi amo a rate, 7 volte di più, 7 volte di meno. Ma penso che sia una cosa normale, insomma, legato a un momento, legato a quello che succede, però mi rendo conto che è una cosa importante, perché quando io mi amo e sono contenta di quello che faccio, di quello che sono, sicuramente sono diversa anche con gli altri, mentre i periodi in cui io stessa non mi amo diventa più complicato anche rapportarmi con gli altri. Ma tutto sommato sì. Sì. Come donna mi voglio bene, mi piaccio. Mi amo. Con tutti i miei limiti e tutti i miei difetti. Mi dica qualcosa che nessuno vorrebbe sentirsi dire, ma che andrebbe detto. La verità. Perché noi siamo bugiardi anche con noi stessi. Ci diamo delle giustificazioni nella nostra mente, quindi questo sarebbe bello, poter dire la verità, anche perché non c'è la ragione, ognuno di noi ha un suo modo di vedere la vita, quindi
significa andare a smussare un angolo, un qualcosa. Non abbiamo la certezza della verità assoluta, non esiste la verità assoluta. Quindi dovremmo essere onesti con noi stessi, questo dovremmo fare, che non facciamo. Infatti vediamo fuori una dissonanza cognitiva che è paurosa e quindi pazienza, penso che faccia parte dell'essere umano. Cioè giustamente uno cerca di tenersi ai margini per quello che può, perché è proprio fa parte della sua indole essere bugiardo. Fatti i fatti tuoi, niente da dire. Purtroppo c'è troppa. La gente parla tanto e non si accorge quanto può far male, e forse questo andrebbe detto. Andrebbe detto che è vero, ognuno di noi ha la propria vita, può essere messo in discussione un comportamento, un atteggiamento, ma sempre nel rispetto dell'altro. E forse qualche volta dire fatti fatti tuoi oppure guardati tu potrebbe andare detto e risolverebbe un bel po' di problemi. Parlando con un'altra donna, in cosa le augura di avere coraggio? Le auguro di avere coraggio nel non subire, nel non essere qualcuno che gli altri vogliono che tu sia, ma di essere se stessa, di avere il coraggio di essere ogni giorno se stessi. Di avere coraggio sempre di affrontare le avversità, di amarsi e di amare. Intanto avere coraggio, allora non è una cosa banale, però avere coraggio di affrontare sempre le situazioni in maniera schietta, e non è scontato, cioè non è una frase fatta, penso che in primis questa debba essere la sfida ad avere coraggio, senza dubbio, e poi essendo affrontando così e le situazioni penso che si vada avanti in maniera più favorevole. Come ti senti adesso che abbiamo chiacchierato un po', ci hai raccontato parte della tua storia? Ebbene, perché ho scoperto insomma cose che non pensavo, comunque non le ho riflettute, ecco, quando si verbalizza vengono fuori delle cose che ti tieni dentro, che tu sai, però non sentirle non è la stessa cosa di dirle. Bene, perché io li vorrei fare sempre queste chiacchierate. Lo faccio perché sono a contatto con gli alunni, lo faccio perché sono una persona che spesso si intrattiene con gli amici, con i conoscenti, però queste chiacchierate penso che alleggeriscono l'animo. Ok, io la ringrazio per aver condiviso la sua storia con noi. Spero di non aver fatto troppa confusione, perché sono più confusionario. Io sono sempre molto dalla parte delle donne, io amo quando si può parlare di donna in maniera diversa. Era questo l'intento. Cioè, io sono contenta di venire insieme. Cioè, il fatto per esempio che la Ferrani, piuttosto che un'altra ancora, vadano sul palco di Sanremo, e lì debbano parlare per forza di razzismo, di bullismo, questo è un po' fastidioso, perché è come se dovessero giustificare l'essere lì, perché magari tu inviti Raul Bova, lo saluti, è bello, è bravo, e nessuno gli chiede di parlare del terremoto della Siria, invece arriva la bella, ma tu devi fare dire per forza qualcosa, perché sennò sembra, e questo è fastidioso. Però parlare di donne in questo modo, parlare di donne è bellissimo, perché la donna è un essere particolare. Posso alzarmi? Sì. Ecco, va bene.